Non è semplice definire l'epidemiologia delle persone affette da malattia reumatica. Possiamo stimare probabilmente anche oltre 6 milioni che vengono normalmente riferiti dai media. Bisogna aggiungere patologie assolutamente sommerse e in via di riconoscimento istituzionale, come la fibromialgia ad esempio, no? Una patologia di cui si parla tantissimo, genera molto dolore, genera molto disagio nei nostri pazienti e pur noi reumatologi trattando questa patologia da anni non ha ancora avuto un riconoscimento ufficiale. Questo è un esempio banale per dire che è appunto difficile fare una valutazione epidemiologica. Se vogliamo invece attenerci a dei numeri un po' più affidabili, e mi riferisco alle artropatie infiammatorie croniche, in particolar modo spondilite anchilosante, artrite psoriasica e artrite reumatoide, che è un campo molto ristretto ma meglio conosciuto, ci aggiriamo, superiamo i 600.000 pazienti, che sembrano un numero ridotto, ma in realtà in termini di impegno da parte dei medici, di tutto il sistema sanitario, e non mi riferisco ai costi ovviamente, mi riferisco all'impegno per dare salute a queste persone, i numeri sono importanti. Anche in quest'ambito c'è una quota di pazienti sommersi perché arrivano al giusto specialista e al giusto momento per essere trattati, purtroppo molti arrivano in ritardo. Questo comporta una disabilità che diventa irreversibile se non trattata in tempi adeguati e al di là delle considerazioni generali di tipo epidemiologico sono questi pazienti che devono essere identificati nei tempi corretti per poter intervenire e bloccare dall'inizio il decorso di queste malattie.